Nonne e nonni tengono in vita riti e tradizioni, possiedono una riserva di storie delle origini, insegnano ai giovani, alimentano la memoria degli spiriti ancestrali, guardiani della collettività. I nonni ti ascoltano quando racconti un sogno e ti spiegano che cosa significa quella nuova parola. Sono capaci di attaccare la coda all'aquilone e l'esca all'amo e ti sanno dire quali sono i posti migliori. Vivono circondati di buffi oggetti dall'odore indimenticabile che trattano come oggetti preziosi. Hanno poco tempo da vivere ma tanto tempo da dedicarti. L'intricato, lento, impercettibile processo che nell'essere umano è il fare anima. La conoscenza pratica della natura e della strada, dei sogni, dei saperi, delle maniere e dei gusti e di cose successe ieri e tanto, tanto tempo fa, ha bisogno dell'intelligenza dei vecchi, i quali dedicano la propria esistenza a fini che non sono il funzionamento pragmatico. I giorni della caccia e della raccolta, della gravidanza e dell'allattamento per loro sono passati. Eppure i giorni dei vecchi continuano, perché si hanno un dovere altrettanto importante da svolgere, la trasmissione della cultura. La funzione di nonna e nonno ha inizio nel carattere della persona anziana, la quale tiene d'occhio il carattere dei piccoli e lo scruta alla ricerca delle loro potenzialità di più ampio respiro. I nonni si possono permettere orizzonti più ampi della faticosa e necessaria routine dei genitori. I loro occhi saranno magari appannati, ma la loro visione rimane limpida, anche perché i nonni sono prossimi al cuore dei bambini. In molte società tradizionali, i rapporti più profondi e affettivi saltano una generazione, poiché i vecchi e i bambini occupano spesso una posizione marginale. Il giovane sognatore e il vecchio eccentrico si uniscono contro l'avversario comune, la generazione intermedia degli adulti. Chi non ha una cultura passatista, come può introdurre la cultura nel futuro? I vecchi possono spogliarsi via via dei loro averi, ma non possono deporre il loro bagaglio di conoscenze e di storia. Un patrimonio che non si trova nei libri, che non si proietta sullo schermo, che deve essere personificato, espresso con parole non più attuali, esposto in stili non più di moda, presente in facce che non possono fingersi diverse. I vecchi sono memi viventi, unità di eredità culturale, che rendono possibile l'evoluzione a forme superiori. I nonni hanno bisogno di idee più grandiose, specialmente sul loro ruolo evolutivo. L'altruismo è il punto di appoggio di tale più grandiosa funzione dei nonni, capace di motivare i vecchi. L'idea di evoluzione verso forme superiori sa immaginare il mondo intero come un organismo servizievole, tacitamente mantenuto in vita dall'umana decenza. A una persona matura, capace di dare insegnamenti e di promuovere il futuro della civiltà, non si addice l'adesione al genetismo semplicistico. Credere che siamo tutti comandati dai nostri geni e che l'autoperpetuazione di questi sia l'origine finanche dei nostri atti di altruismo. Una semplice teoria sminuisce la generosità, concependola come un sistema per alimentare indirettamente le scorte genetiche della specie. Sminuisce la nostra preoccupazione per il benessere altrui, compresa la conservazione della natura e la difesa della memoria storica. Riduce il sacrificio di sé a manipolazione da parte del gene egoista in vista della propria sopravvivenza. È lo stesso modo di ragionare degli psicopatici, e questo per la mia mente di vecchio significa che la teoria del gene egoista, mentre promuove l'evoluzione, offre un avallo autorevole all'egoistico individualismo della psicopatia, anzi è di fatto un'idea psicopatica. Proprio perché ai nonni rimane poco tempo da vivere, di solito si apprezzano con gusto questo mondo e la sua bellezza, ma avendo un piede in un altro mondo sanno vedere nel bambino l'angelo che chiama, sanno immaginare il bambino al di là della sua infanzia, anche se a volte questa intuizione si esprime in irritazione, in prediche. L'idea che vi sta dietro è preziosa, è
perché afferma la realtà dell'angelo, la vocazione del carattere, del destino, sollevando il bambino dal parco giochi al cielo. Anche l'ispirazione è tipica dei nonni. Non lo è invece la preoccupazione. Quello di preoccuparsi è il metodo peggiore, più insidiosamente tossico, delle sgridate per la cattiva condotta e delle pressioni per il successo. La preoccupazione non aiuta il bambino se non a rendergli la vita, la sua e la vita in generale, insicura. Dietro la ipotesi della nonna stanno le nonne del mito, Cibele, Gaia, Rea, Iside, Nut, le garanti di questa terra e del cosmo intero. Un inno a Cibele la invoca come madre di tutto ciò che esiste. Gaia è fondamento di tutto. La vecchissima Nut è il cielo come rifugio e stende le sue braccia su tutta la terra. Rea, la nonna di Dioniso, rimise insieme le parti smembrate del Dio e lo riportò alla vita. La nonna di Gesù, Sant'Anna, più vecchia di Maria, regina dei cieli, ha come emblema una porta. Ecco, la nonna come persona potrà essere una reclusa, ma attraverso di lei il mondo si apre senza pericoli. Non però alla cieca. Un'inoarea la chiama salvatrice esperta di inganni, cioè, essendo esperta del lato oscuro della vita, la dea poteva più efficacemente proteggere gli uomini. Le nonne del mito ti danno una base, forniscono un terreno sicuro per i primi passi avventurosi e sono permanenti, indistruttibili e capaci di dare senza riserve. I nonni possono vaccinare il bambino contro la paranoia, la maniera stessa in cui una vecchietta attraversa la strada o si mette a parlare con gli sconosciuti è una dimostrazione di fiducia. Mostra ai piccoli che anche loro possono muovere un passo avanti senza timore. Ha una sorta di fede animale, un'istintiva fiducia nel mondo. Il cielo non ci crollerà sulla testa, la terra non si aprirà sotto i nostri piedi. Ed è una dimostrazione della fiducia nella capacità del bambino di trovare la sua propria strada, invece che nella speranza che egli realizzerà nei nostri investimenti. I nonni dicono: sì, questo è il tuo posto. Il mondo è pieno di posti in cui puoi stare bene. Non ti devi preoccupare, ma nemmeno essere un sempliciotto. Trascurando i vecchi, impediamo l'evoluzione della specie umana. E continueremo a impedirla finché non riconosceremo che il carattere invecchiato è in grado di proteggere la civiltà dalla sua stessa frenesia predatoria. La nostra non è soltanto una difesa dei vecchi, da parte di due vecchi della medesima generazione, ma una difesa dei valori della civiltà contro la forza distruttiva e l'angusta immaginazione dell'ingegneria genetica, del capitalismo selvaggio, del governo tecnocratico e dei fondamentalismi salvifici disposti a calpestare la bellezza di questo mondo per la smania di arrivare primi nell'altro. Ciò che resterà quando noi vecchi ce ne saremo andati è quella bellezza, l'eredità per le nuove generazioni. Prima di andarcene, dobbiamo ottemperare alla nostra parte del patto di reciproco sostegno tra gli esseri umani e l'essere del pianeta, restituendo quello che abbiamo preso, assicurandoci che esso duri anche dopo di noi.